Allora, siamo qui con Mister Agostiniani, tecnico del Quarrata. Mister, una sconfitta dolorosa perché, per quanto visto in campo, sicuramente non è meritata. Un 1-0 che vi lascia un po' con l'amaro in bocca. Purtroppo è tutto l'anno e si perdono delle partite che poi si diventa anche patetici e poi andare lì tutte le domeniche, no? Guardiamone oggi, di perdere era difficile e purtroppo commettiamo sempre un errore. Anche oggi l'abbiamo messo, una partita dove loro non hanno mai effettuato neanche un tiro in porta, però poi tutte le domeniche raccontare che si perde perché ci hanno fatto un tiro in porta, vuol dire che la squadra ha dei limiti grossi e quindi alla fine se si perde poi sempre vuol dire che un motivo è ovvio che c'è. Ora ci sono quattro scontri diretti e ovviamente anche un punto oggi ci avrebbe fatto comodo, soprattutto per il morale, per affrontare questi scontri in maniera diciamo migliore, però ormai è finita e ci saranno queste quattro partite che saranno quelle che decideranno il campionato. Lì davanti entrambe le squadre sono state poco presenti, loro alla prima vera occasione hanno segnato. Pensa che nel vostro reparto offensivo manchi un po' di precisione, un po' di concentrazione in più. No, ma sai, quando siamo in fondo diventa tutto più difficile, magari la giocata la cerchi meno e non è che sia un problema di un reparto che l'attacco faccia più fatica di altri reparti. Quando abbiamo problemi di squadra. Oggi è una partita, sì, noi abbiamo creato poco, loro nulla, e quindi è una partita da 0-0, ma i pareggi fanno classifica. Noi tante partite come questa, le ultime giocate, tutte perse malamente come oggi, e alla fine erano tutte partite da pareggio, quindi ci metti 4-5 pareggi in più, saremmo stati in lotta in tutte quelle altre. Invece poi basta un errore, si fa un errore e purtroppo oggi grossissimo, fra l'altro è venuto fuori il rigore, ma poi perdi le partite. Quindi non direi che è un problema davanti, ma è un problema di squadra. E facciamo un errore e lo paghiamo sempre a caro prezzo.